piling paper, got them talking nice to me. Down a bottle, it be going right through me. Brown baby, down to take a flight to me. They think that I'm stunting, but it's slight to me. Piling paper, got them talking nice to me. Guess that's why the labels want the rights to me. City on my back and it feel light to me. They think that I'm stunting, but it's slight to me. I don't understand it, how they got so timid. Told them I would do it and I overdid it. I don't do the bass cause I don't got the innies. Pull up nothing teeny so they know who win it. Buongiorno a tutti e benvenuti in questo video. Oggi andiamo a parlare della Canyon Grizzle 8CF Suspension, perché ho avuto l'onore di andare a provare questo modello di bici. Bicicletta molto interessante dalla sua caratteristica, ovvero l'ammortizzatore anteriore. Prima di iniziare a parlare di questa bicicletta, volevo ringraziare lo sponsor di questo video, ovvero Wami. Wami, un'applicazione incentrata sul cicloturismo, dove potete andare a vedere diversi itinerari che sono già stati fatti, potete andare a vedere le foto, la traccia del circuito che siete interessati ad andare a fare, soprattutto nelle location dove non conoscete praticamente niente, e oltre a questo troverete anche degli articoli su diverse biciclette. E quindi vi consiglio di andare a darci un'occhiata. Qui sotto in descrizione ovviamente trovate il link per andare a scaricare l'applicazione di Wami. Ovviamente è disponibile sia per App Store che per Apple Store, quindi sia per Android che per Apple la potete trovare. È gratuita e vi consiglio di andarla a scaricare. E ora andiamo a vedere meglio la Canyon Grizzle CF SL 8, bicicletta che sono andato a testare, bicicletta molto interessante proprio per come è stata allestita. Sto parlando ovviamente della forcella anteriore RockShox Rudy da 30 mm di escursione, forcella purtroppo non bloccabile. Questa cosa si è sentita purtroppo nei pezzi di strada quando ci andiamo ad alzare in piedi, perché andiamo a perdere comunque un po' la potenza, ma cosa che si è trovata moltissimo utile sia nei pezzi di strada dissestata, perché la bicicletta risultava molto più comoda, che nei pezzi dove bisognava guidare e il terreno sotto era più dissestato. Ti dava veramente molta comodità rispetto ad una bicicletta sempre da gravel ma rigida. Oltre alla forcella troviamo un telaio in carbonio. La Canyon Grizzle la possiamo trovare anche con la forcella in carbonio anteriore, quindi senza l'ammortizzatore. Nel sito Canyon trovate direttamente tutte le varianti di questo modello con il telaio in carbonio, come ho appena detto. Possiamo trovare montato un cambio Shimano GRX 810, cambio Shimano come tutti i cambi Shimano che troviamo, veramente molto affidabile. In questo caso, su questo modello di bici, abbiamo una corona anteriore doppia con un 3148 all'anteriore e posteriormente una cassetta Shimano Ultegra 1134. Devo dire che questa rapportatura, soprattutto per il gravel, è molto incentrata, perché con il 3134 non abbiamo problemi ad andare fuori strada e anche affrontare le salite, quelle più impervie, e con il 4811 comunque riusciamo a fare un bel po' di velocità su strada. Quindi devo dire che come rapportatura è molto azzeccata, è molto polivalente, perché possiamo andare veramente ovunque, sia a far velocità su strada che a guidare, a divertirci in mezzo ai pezzi più tecnici. Cambio Shimano GRX che è proprio studiato per il gravel, esiste ormai da 2-3 annetti e ci sta ovviamente perfettamente su questa bici e su tutte le biciclette da gravel. Se vogliamo paragonarlo a magari un cambio che utilizziamo su strada, che quindi secondo me conosciamo tutti, è molto simile ad un Shimano Ultegra, quindi ha una cambiata molto affidabile e cambia decisamente bene. Le ruote che troviamo in questo modello sono le DT Swiss Spline G1800, anche loro ruote adatte per il gravel, sono fatte appositamente per questo tipo di utilizzo, con un canale interno da 24 mm e un peso totale di 880 grammi. Ruote che sono ovviamente in alluminio, 880 grammi, per un utilizzo grave di questo tipo non è un peso
troppo eccessivo. I copertoni che sono stati montati invece sono gli Schwal G1 da 45 mm di larghezza, ovviamente copertoni tubeless ready. Altra cosa interessante da dire su questa bicicletta, è stato montato un copertone con larghezza di 45 mm, ma si può arrivare a una larghezza massima di 50 mm, quindi quasi un copertone da mountain bike. Difatti, poi andiamo a vedere alla fine, potrebbe essere molto simile ad una bicicletta front. Ovviamente il consiglio che mi sento di darvi in questo modello, ma in praticamente tutti i modelli che lo predispongono, è di andare a convertire direttamente la ruota in tubeless ready. Quando arriva in questo caso la bicicletta con lo pneumatico che è già compatibile tubeless ready, ci basterà solo togliere la camera d'aria, mettere il liquido e cambiare le valvole per avere dei copertoni tubeless, e quindi poi andiamo ad evitare forature, pizzicature molto semplici che con la camera d'aria succederebbero molto più facilmente. Quindi anche in questo caso è una delle cose che vi consiglio di fare subito appena vi arriva la bicicletta. Ovviamente, come il cambio Shimano GRX, anche i freni sono Shimano GRX idraulici, con un disco anteriore da 160 e un disco posteriore da 160 che consentono veramente una frenata molto potente. Quindi anche se ci troviamo a dover frenare all'ultimo, anche se dovesse essere bagnato, riusciamo a salvarci. Questa cosa si è sentita molto soprattutto nel fuoristrada, nei pezzi tecnici. Devo dire che il disco 160 è veramente potente. Io ho avuto la fortuna di provarla con i dischi nuovi Shimano Ultegra, ovvero gli ultimi che sono usciti con i gruppi nuovi a 12 velocità. Altra chicca molto interessante di questa bicicletta è reggisella, il Canyon S15. Si può vedere con questa forma, non è un tubo unito classico, ma è diviso in due parti. Questo è stato creato appositamente per andare a eliminare le vibrazioni, e devo dire che grazie a questo reggisella e all'ammortizzatore anteriore la bicicletta è veramente molto comoda. Difatti può anche essere utilizzata con un utilizzo da bike packing, siccome ha anche diversi fori nel telaio per andare ad applicare borse, portaborracce e accessori vari. Il reggisella in questione pesa 220 grammi e al di sopra troviamo una sella Physic Argo Terra X5, anche lei creata appositamente per il gravel, e devo dire anche molto comoda, come quasi tutte le selle Physic. Il manubrio e l'attacco manubrio sono i classici di Canyon in alluminio, e troviamo un nastro manubrio anche in questo caso Canyon. Ed ora andiamo a vedere tutte le geometrie di questo telaio. La bicicletta la possiamo trovare dalla taglia S fino alla taglia 2XL, quindi la bicicletta riesce a coprire veramente molte altezze. In questo caso io ho utilizzato una taglia L, sono alto 1,78 m se volete prendermi come metro di misura. E ora andiamo a vedere quanto pesa questo modello di bici con l'ammortizzatore anteriore allestita in questo modo. Pesa 9,98 kg, che devo dire per il tipo di bicicletta che è non è un peso neanche troppo eccessivo. Difatti anche grazie al suo telaio in carbonio devo dire che è stata una bicicletta anche molto reattiva. Sta cosa mi ha stupito piacevolmente. E per finire tutti i componenti andiamo a vedere il prezzo. La bicicletta in questione ha un prezzo di 3.199 euro. L'alternativa più economica senza l'ammortizzatore anteriore, quindi con la forcella in carbonio, viene 2.999 euro e il resto della componentistica rimane invariata. E come mi sono trovato io con questa bicicletta? Devo dire che mi sono trovato decisamente bene, soprattutto per una bicicletta molto comoda, e quindi l'ho sempre guidata molto bene in ogni tipo di terreno, sia su strada, a parte quando mi andavo ad alzare in piedi che, come ho detto prima, con la forcella andavo a disperdere un po' la velocità, ma per il resto del tempo è sempre stata una bici molto comoda. La rapportatura che ha difatti su strada non te la fa pesare, perché riusciamo comunque a fare velocità sostenute con un 48-11, difatti non l'ho praticamente quasi mai utilizzato, e l'ho trovata altrettanto comoda nel fuoristrada, nei pezzi guidati. I punti dove ha fatto la differenza, e soprattutto l'ammortizzatore e il reggisella, sono stati nei terreni quelli più scassati. Ad esempio in questo che vi sto facendo vedere adesso,
dove c'erano molti sassi smossi, che con una bicicletta rigida avrei fatto fatica ad andare avanti. Sono riuscito ad andare avanti veramente molto bene grazie al copertone largo, all'ammortizzatore che smorzava molto bene le vibrazioni, e questa cosa nel fuoristrada si è sempre sentita. Oltre a questo, è una bicicletta molto comoda che potrebbe anche essere utilizzata per il bikepacking. Dal mio punto di vista però è stata anche molto comoda nei momenti in cui volevo andare forte. Comunque è stata una bicicletta molto reattiva che quando correvo lei mi seguiva molto piacevolmente. E quindi detto questo mi sono anche divertito ad utilizzarla. E ora andiamo a vedere quali potrebbero essere gli upgrade da fare su questo modello. Diciamo che già come viene venduta può già andar bene. Se la vogliamo rendere più performanti, ovviamente la prima cosa che andrei a cambiare sono le ruote. Con delle ruote in carbonio diventa sia più reattiva ma anche più leggera la bicicletta, quindi in questo modo la possiamo proprio trasformare. Altra cosa che magari andrei a cambiare è il manubrio. Ne andrei a mettere uno in carbonio, che anche in questo caso andiamo a guadagnare qualche grammo, ma poco ci cambia. Più che altro con un manubrio in carbonio abbiamo una bicicletta che diventa ancora più comoda, siccome assorbe meglio le vibrazioni rispetto all'alluminio. Quindi questa sarebbe la seconda cosa che andrei a cambiare, poi per il resto può rimanere invariata. Si possono andare a mettere i copertoni, come ho detto prima, da 50 mm e se vogliamo utilizzarla per un utilizzo più nel fuoristrada, molto simile a mountain bike front, andando a mettere un copertone da 50 mm potrebbe essere la scelta giusta. E devo dire che se non si va a fare nulla di troppo impegnativo, questa potrebbe essere una vera e propria alternativa alla mountain bike front, che però possiamo anche utilizzare su strada e fare delle velocità comunque alte. E quindi per questo mi sentirei di consigliarla ad un utilizzatore che la vorrebbe utilizzare per diverse cose, ovvero la vuole utilizzare su strada, la vuole utilizzare nel fuoristrada e vuole avere solo una bici, quindi non una bicicletta per il fuoristrada e una per la strada, ma una bicicletta per far tutto. Questa potrebbe essere una valida soluzione. E detto questo, spero che questo video vi sia piaciuto. Ringrazio ancora lo sponsor di questo video, ovvero Wami, che mi ha consentito di andare a testare questo modello di bicicletta. E se non l'avete ancora fatto, vi ricordo di iscrivervi al canale e accendere la campanellina per rimanere aggiornati su tutti i prossimi video, e prossimamente ci saranno altri contenuti da non perdere. E se lo fate siete dei grandi, e io vi saluto e ci vediamo alla prossima.